Siamo in Normandia, a Mont-Saint-Michel, la famosa abbazia che, costruita su uno sperone roccioso, la marea unisce e separa dalla terraferma. Da qui, questo luogo incantato, ascoltiamo il Vangelo di questa domenica. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo i giudei si misero a mormorare contro Gesù, perché aveva detto: Io sono il pane disceso dal cielo. E dicevano: Costui non è forse Gesù il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: Sono disceso dal cielo? Gesù rispose loro: Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il padre che mi ha mandato. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Parola del Signore. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Ecco, in questa espressione tutta la potenza del linguaggio di Gesù. Un linguaggio concreto, un linguaggio vivo, un linguaggio efficace che tocca la realtà del nostro quotidiano. E subito Gesù aggiunge una perorazione, quasi un rimprovero: non mormorate, cioè non sprecate parole su cose che non hanno utilità, sull'inutile appunto, cioè ricercare qualcosa che non porti veramente a un bene. Il bene è il pane vivo disceso dal cielo. Quel pane messo a disposizione di tutti coloro che, incontrando con il cuore, con la vita, con il gesto, la parola e l'opera di Gesù, diventano anch'essi collaboratori e, cibandosi del pane vivo, ottengono la risurrezione, l'eternità, la vita vera. Chiediamo allora anche noi questa grazia, la grazia di parlare di Dio con Dio e solo di Dio. In questo luogo così ricco di preghiera, anche noi eleviamo al Signore la nostra orazione con le parole della badessa Anna Maria Canopi. Padre Santo e Misericordioso, chinati pietoso sull'umanità del nostro tempo, così evoluta ed infelice. Donaci lo spirito dell'umile, silenzioso amore. Donaci il pane che non perisce e che nutre per la vita eterna. Sì, Padre, così piaccia al tuo cuore di esaudire i tuoi piccoli, i poveri che ti invocano, nel nome del tuo amatissimo Figlio. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona domenica a tutti dall'Abbazia di Mont-Saint-Michel.